Iliade. L'Iliade è un poema epico. Perché leggere un brano che ha più di 2000 anni? Si pensa che il poema epico dell'Iliade sia stato scritto nel 750 a.C. Perché leggere un testo così vecchio? Perché le tematiche trattate sono ancora attuali? Amore, odio, violenza, guerre, amore dei genitori verso i figli. Basta solo questo per farci comprendere che l'Iliade è ancora attuale. Omero, in greco antico, Omros, pronuncia Omros, 8° avanti Cristo, è stato un cantore greco identificato storicamente come l'autore dell'Iliade e dell'Odissea, i due massimi poemi epici della letteratura greca. L'effettiva paternità della sua opera fu già posta in dubbio nei tempi antichi. In epoca moderna, a partire dalla seconda metà del 600, si iniziò a mettere in discussione l'esistenza stessa del poeta, inaugurando la cosiddetta questione omerica. La lingua con cui sono scritte le sue due opere, l'Iliade e l'Odissea, è la lingua omerica. Lingua esclusivamente letteraria dai caratteri compositi che presenta tratti dei principali dialetti greci. L'Iliade prende il nome da Ilio, che era il vecchio nome con cui si chiamava la città di Troia. L'Iliade, in greco antico, Ilias, è un poema epico in esametri dattilici, tradizionalmente attribuito a Omero, ambientato ai tempi della guerra di Troia, città da cui prende il nome. Narra gli eventi accaduti nei 51 giorni del decimo e ultimo anno di guerra, in cui l'ira di Achille è l'argomento portante. Opera antica e complessa, è un caposaldo della letteratura greca e occidentale, tradizionalmente datata al 750 a.C. circa, comprendente 15.696 versi divisi in 24 libri, ciascuno corrispondente a un rotolo, che ne dettava la lunghezza. Ai tempi il testo era infatti estremamente oscillante, visto che la precedente tradizione orale aveva originariamente numerose varianti. Ciascun libro è contraddistinto da una lettera maiuscola dell'alfabeto greco e riporta in testa un sommario del contenuto. Musica. Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. L'autunno. Progettazione e creazione. Professor Salvatore Francesco Tuscano. Bibliografia. Le informazioni e le immagini sono tratte da Wikipedia o altri siti. Ciao a tutti, arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo. Fine.